Ok ragazzi, salve a tutti, bentornati in questo nuovo episodio, sono Candy Ragnoso e in questo nuovo episodio andrò a cercare il fucile a pompa. Ho tagliato un po' di alberi, raccolto un po' di cosette e ho fatto una specie di estensione qua, come potete vedere. È uscito bene, non me l'aspettavo uscivo così. Sì, il fucile a pompa, in teoria, per prendere il fucile a pompa Calvin è quello che arriva. Fatta la passeggiata. In teoria vorrei andare a quel bunker che ho appena scoperto, anche perché mi serve un sacco di roba del bunker, soprattutto quella roba della stampante 3D, è incredibilmente utile. Anche per fare le zipline e svariate altre cose, anche per lo scivolo e la borraccia. Però la cosa importante è il fucile a pompa che sta laggiù, il puntino viola, mentre il fucile. Per prendere quel fucile a pompa dovrei andare in teoria a questa grotta qua. Non sbaglio, questa qua in direzione qui avanti. Amico mio, magari se mi segui. Da lì? Fatta la strada sbagliata. Stupirla. Vieni qua. Vieni. Che hai visto? Ok, seguimi. Mi stai seguendo, ma se sembri un poco sveglio. Vieni, forza, dai. Non è una zona sicura qua. Ok, bravissimo. Forza. Perfetto, vieni. Dovrebbe poter passare qua. Sì. Hanno facciato sta cosa. Prima non passava. Che tipo storto questo? Ma di che si possono rompere pure gli aggregati di legno? Che questa è una notizia scioccante. Che diciamo, recupera bastoni e riempi la slitta, riempi il contenitore, va? Tu fai il tuo lavoro. Io, per sicurezza, ho fatto qua due. Qui l'acqua pulita, qui mentre qui ho fatto tipo la zuppa del boscaiolo e prima di partire dovrei essere sicuro di avere abbastanza cibo. Ho abbastanza di questo, quindi granate ce l'ho, munizioni ho raccolte, ho potuto raccogliere. Porca miseria, 73 pallettoni, 66, 63 cartucce. Munizioni per pistola stordente 21, queste. Ma no, non mi aspettavo di averci così tante. Quante? 6? Ragazzi, queste facevo un sacco di volte avanti e indietro, tipo là, oppure esploravo, quindi davvero buono, davvero buono. Vediamo un po' qui, c'è niente che posso raccogliere? Magari prendo un po' di cibo in scatola, che altro posso prendere? L'MRE, quanto ne ho? Poi a te? Sì, in teoria sono a posto, ho anche la resina per stampante, vediamo se c'è un'altra qua. Resina per stampante. Ho tutto quanto qui. Bisogno per fare orologio, sì, questo. E posso fare le bombe, perfetto. A questo punto mi avrebbe un altro pochetto. Le batterie perché sono un cretino. Non l'ho presa l'altra volta. Quindi non avevo assolutamente nulla per fare la torcia. E sì, sono a posto. L'unica cosa è, dovrei, che ne so, mangiare qualcosa. Vediamo un po', qui c'è del pesce. Da quanto pesce posso prendere? Ho pochissima carne. Quindi, secondo, anzi no, quasi quasi, faccio una cosa intelligente. Via un attimo il pesce, via. Ok, mentre questo e questo, visto che sono crudi, li cuocio. Mentre sopra dovrei avere della carne, perfetto. E dovrebbe essere quasi a posto. Anzi no, quasi 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 me lo mangio questo. Che mi ha disidratato ma mi ha riempito di molto cibo, quindi sono contento di questo. Quindi dovrò forza prendere. Dovrò forza passare per il bunker dopo. Un po'. Peccato che non riesco a vedere se sono cotti questi.
Quindi se questo è cotto dovrei vederlo. Cooked fish, ok, se sono cotti, sono cotti, sono cotti, sono cotti, sono cotti. Pesce raccolti, vediamo un po'. È tutto cotto, perfetto. Dio mio, ho fatto prendere un colpo. Sì, adesso l'unica cosa devo fare è bere e dormire. Però se dormo risolvo la partita mi tocca rimangiare e ribere. Questo, veramente perfetto. Dice, sì, per forza. Sono a porto di notte e mi ritrovo. È morto. Sì. Devo sapere dire qualcos'altro di poco. Bello però, a quanto pare. Va bene non dirlo. Oh no 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 amico mio, vede magno a te. Bello, all'alba. Ok, acqua. Sto perfetto. L'unica cosa che devo fare è andare ad esplorare questa grotta. Non credo di esserci andato perché in tutta onestà non mi ricordo. Credo di esserci andato, però mi serviva il respiratore subacqueo che nel episodio precedente sono riuscito ad ottenere, quindi. Ok, sì, qui volevo fare altre collegamento a zipline, ma le devo finire, quindi. Devo per forza andare a piedi. Ok, non sembra esserci proprio problemi assurdi qua, quindi. Prendo un macete, sento l'acqua che scorre, bello bello. Il rumore è stranissimo, sembra proprio robotico. Ok. Vuoi prendere un salto che. Godo! Soffri, schifoso. Dio mio, ho fatto rumore. Prendo un colpo. Tiè. Ok, ci sono quasi. Fortuna è abbastanza vicino a casa. Oh. Una grotticella sta. Sento i passi, ma penso che siano i miei, quindi non devo preoccuparmi troppo. E già che ci sono. Devo prendere i bastoncini perché praticamente tutti quanti li ho buttati dentro il contenitore prima di uscire di casa, quindi. Sì, non ne ho nemmeno uno. Quando devo fare le torce ad un. Dio mio! Dio mio, che infarto! Via! Eh no, bello mio, l'hai fatto po'. Cagare l'anima, veramente! Via da qua! Volevo buttarmi la roba, però. No! Ah, no, no, no! Ma col cavolo che mi prendete l'anima! Ok, perfetto. Ah, sì, qua serviva a zipline, esatto. E non ci sono mai entrato qua perché. Una domanda, come si fa a sostituire la tecnica dell'ossigeno qua? Rimuovi. E 4, beh no, bastano. E sono entrato dentro io ora. Ok, visto che ci sono. Una cosa che posso fare è salvare un attimino qua. Perfetto. Sì, esatto, amico mio, salvate. Quindi non sono riuscito a fare il salvataggio, quindi. Brutta storia. Ok, voglio uscire in secondo sperando che non mi uccidano e se mi uccidono ho il salvataggio fatto, quindi. Dovrei essere abbastanza ok. Questo mi serve. Soldi, sono avido. Che sembra che se ne siano andati, quindi ho buttato quello che potevo buttare. Quindi ormai mi conoscete, adesso risalvo e continuo l'esplorazione della grotta.
lo so. E già che ci sono, mi riporto via tutto quanto. Vai. Ok. E vediamo un po'. Che c'è qua dentro? Qui si stanno le medicine, che me ne prendo una perché ho uno sputo di vita in meno. Questo non l'ho mancato. Perfetto, l'ho preso. Questa me la bevo. E credo di essere quasi pieno. Questa grotta mi sembra un pochetto vuota, non penso ci sia tanta robetta, qui c'è soltanto un'altra tanica d'ossigeno, delle luci. E un bel lagone indescrivibile. Eh sì. L'unica cosa che posso fare al momento è magari un paio di... vediamo se posso farlo, sì. Armature, non si sa mai. Che perfetto, teschio. E già che ci sono, mi converrebbe, so che dire, usare la torcia. Allora, la torcia funziona veramente malissimo. Non c'è assolutamente niente dall'altro lato, quindi l'unica cosa che posso fare è scendere qua, e qui c'è un bel bucone incredibile, quindi sì, è proprio qua che devo andare. Spero che qua non ci siano i demoni, veramente. Vabbè che ho la croce, però non li voglio incontrare. So che prima o poi li incontrerò, quindi sarebbe stato bello che magari ci fosse una sfida un po' più grande nel trovare la croce. Fosse magari un po' più interessante. Quindi ci stanno le ossa, sto a significare che ti devi craftare l'armatura, quindi sì, esatto. Me la metto. Ah, mi si è addormentata la gamba. No, 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 no. Davvero fantastico, non si vede un cavolo, porca miseria, niente. Ah. Ok, B. Dio mio, che partata. Quanti colpi ho? 8. Ho costretto. Aspetta, dai. Non capisco come funzionano questi occhiali. Non si vede proprio niente. Dio mio, non si vede niente. Non ci sto a capire. Ok, ti vedo. Pium! Ok, un altro headshot. E dalla polvere addosso. Ok, sei morto. Non lo posso più raccogliere.
Ok, questi sono stati abbastanza facili. Non capisco perché non sono riuscito a beccare in testa. Questo forse era tipo una specie di boss, vedo di. E sì, fai schifo. Non lo posso prendere perché. Pazienza. Tocca rimettere la torcetta. Ah, muta da subraccolta, ottimo. Tre munizioni, sono contento. Lei non lascia assolutamente nulla al caso. Nulla hanno lottato. Tutto quanto deve essere mio. Dio mio. No! La vedo brutta. Oh, ma che è questo? Che direzione devo andare? Di là o di qua? Sono caduto da lì. Dice morto. Qui non vedo nulla. Forse c'è qualcosa lì sotto, però. Tanto vale. Ok. Altre tre munizioni, fantastico. Cibo, tutto quanto c'è. Ok, questa è la curiosità mia. Cioè, non c'è assolutamente nulla. Un po' deludente. Magari ci fosse tipo una grotta segreta, sarebbe stato figo. Vediamo un po' che c'è qua. E questo che sarebbe, scusa? Già che il fatto che mi dà C4 e granate non la vedo bene. Eh sì, mi sta da un po' troppi. Mi sta da un po' troppi panettoni, mi stava da. Quanti ne ho? 8, 1, 2 e 3. 1, 2, 3. Vediamo che posso fare. E un po' le monetine. Dove ce l'ho le monetine? Che fine hanno fatto? Non ci posso credere, non c'ho le monedine. Ok, allora lo prendo. Ok, quello mi aveva spaventato un secondo, però. E tutto non se n'è accorto, sono riuscito a fare un headshot rapido. Ok, ti scuoio, amico mio. Ok, eh sì. Ok, no, bello mio. No, perché non corri? Fai schifo. Ok. Siete tutti, spero. Madonna. Sarebbe stato più facile lanciare una granata. Almeno mi sto facendo un po' d'armatura. Questo mi sa che l'ho già fatto. Dove stai? No, era il cadavere che si è mosso. Un altro scuoiamento. Vediamo un po' con questa zona oscura, buia e tenebrosa che c'è. Stai
Stalattiti e nient'altro. E un tizio là. Vuoi morire, bene. Ora mi sta dicendo di fare le molotov il gioco. C'è qua, non c'è niente. Vediamo un pochetto. Eccolo il tizio che stavo sparando. Capisco perché non muore. Headshot. Dimmelo, capisco un headshot ma non muore. Ah, ok. Sei morto? Sì, finalmente. R. Sì, non mi fa ricaricare. Oh, significa che avrò più o meno un paio di colpi dentro la pistola. E qui vedo gente. Per fortuna c'è luce, quindi posso stare più o meno sicuro che non mi vengono addosso di nascosto. Oh no, bello mio, no, 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 aspetta un attimo, mi torno indietro. Oh no, aspetta, quanti sono? Perché è morto? Perché sta sputando l'anima? Ah, ok, ho un bel po' di granate, quindi sto più o meno sicuro. Ok, e sto sicuro che adesso sono esplosi un bel po'. L'unico che me la fa sì è quello laggiù, magari. Esplodi, esplodi, esplodi. Monetine. No, aspetta, accessori torce raccolta. Ma è fantastico. Come faccio a togliere sta torcia, porca miseria. Facciamo 9. Torcia non se leva. Pazienza. Tuo amico mio esplodi. Non ho capito. Era buggato. Oh, non è più buggato. Mostro morto. E tu? Tu sei scoiabile? Sì, tu sei scoiabile. Sento un altro nemico. Da dove sono venuto? Pare da laggiù. Ok, dove devo andare? Deve essere onesto, mi sono perso. Ok, via, devo sparire di mezzo.
No, mi sta seguendo. Che cosa posso usare per ammazzarlo? Perché non funziona più gli asti? Non sa fare niente a scemo. Ok, almeno c'è abbastanza luce da poter vedere dove stanno, quindi sono. No, mi sa che è sotto come in quell'altra. Oh no, come l'ho detto, ritiro quello che ho detto. Non vedo niente. Dove sta sto tizio? Che c'è qua? Non ho capito, c'è sta un'altra grotta o cosa? Ah no, no, era quella di prima. Arriva tipo un'altra grotta, ok. Devo andare qui. Qui mo me devo abbassare. Vediamo. Si vedo malissimo. Aumenta la sensibilità un attimo del mio monitor. Vediamo un po', questo non è. Immagine. Sì, c'è la sensibilità al 10. Siamo al 70. Ok, adesso è leggermente meglio. Però come ci vedo sempre basso, ci vedo nel basso, ci vedo poco come al solito. Catto che non ci vedo niente. Dio mio, non me lo fa mettere. Ok, dai, ti devo da fuoco, ti devo da fuoco. Dove sei? Via, perché non corri? Ok. Così no, no. No. Macete. Sento altra gente, sento troppa gente qua. Dio mio, tu. Dai, infami che sono questi. Kaboom. Adesso ci sto mettendo un bel po' per passare questa zona, però. Ah, che cavolo. Perfetto, sono pieno ora. Ma sta ma scherzando ancora. Faccio a fettine, porca miseria.
più niente con... ok, sì, bello mio, no, via. Ho tolto tutta l'armatura, ma quanto Cristo sei forte. Sei morto? Aspetta. Io sono bruttissimo, che scommetto. Guaia. Praticamente ho usato tutta l'armatura, quindi sto senza niente. Perché non uso questo? Vediamo un po'. 1. Faccio 2. Già che ci sono, metto anche la torcetta in mano perché è meglio. Prima ho fatto saltare un po' di gente, quindi dovrei trovarci i loro cadaveri, in teoria. Munizioni. Altre munizioni, sono contento. Posso bere? Meglio approfittarne. Devo notare che ancora non ho salvato, quindi dovrei essere più o meno a posto per ora. Prima di dover salvare. Ok, altri pallettoni. Ma non so, ora troppo. Dio mio, arrivano gli schifosi. Oh, stavo ammazzato a te. E gente che non si è svegliata più. Ok, no, aspetta, ci stanno i soldi qua. Così è buffo. Addirittura 50 dollari. Ok, sì. Pipistrelle sott'acqua, eh? Davvero realistico. No, li percepisco, li sento. I luridi. Posso starci qua in piedi? Dio mio! Sì, bella, foga, foga. Vieni. Ma come faccio? Avrei dovuto salvare la partita? Sì. Quante monete ho raccolto prima? Dove sono le monetine? Ma io le ho raccolte le monete prima. Sono un cretino. 1, 2, 3. 2, 3. Non ti avvicinare a me. Vestito di Satana. Stai lontano. Bravo, obbedisci. La faccia sua. Mi è arrivato addosso. Ecco, bella foga. Vediamo un po'. Riesco a dar fuoco un pochetto di gente là. Ehi!
bello mio, bravo, buttalo in acqua. Ok. Detergente? È stata la più grande infamata di sto gioco, mette tutti quanti i pane e esci. Ecco, bravo, brucia. Madonna. Magari mi vieni addosso, caschi nell'acqua. Sei davvero contento? Ah, fantastico. Ecco, bravo, cadi in acqua. No, oh, ma come sei arrivato addosso a me? Sono lontanissimo. Questo studizio qua. Ok. Sono riuscito a salvarmi dall'agguato, dall'imboscata di questi mutanti. Certo, bella infamata dai sviluppatori fa sta cosa. Cos'è che ci sono? Visto che posso farlo. E hanno messo anche. Ah, Ellie, non posso mettere Ellie per equipaggiarli, peccato. Bravo, resta là. Incastrato. Laido. Stai fermo, stai fermo, stai fermo. Chi è, topo? Bravo. Sei altro che risorsa per me. Vediamo che c'è qua dentro. Ma che l'ho fatto fuori però? Cavolo. Non ho fatto prendere un colpo quello. Ok, lì ci passo dopo. Vediamo un po' che c'è sta qui. No, Dio mio, che fastidio questi. No, di nuovo. Ci sono riuscito. Ando a stare l'altro piccoletto con me. Fastidio. Altro ancora. Tosso creature. Le creature più fastidiose di sto gioco, veramente. Ok, e qui. Oh, un terremoto. Vediamo un po' che c'è sta in teoria. La pala. Dai. Gli strelli maledetti mi hanno fatto prendere un colpo di nuovo. Ah, era sotto, sembrava che c'era qualcosa. Oh, oddio, no! Oh, ma che ho fatto? Ma che è sta cosa? Questa è magnificata. Che cavolo ho fatto? L'ho portato via. Non so se ci riesco.
Triplo salto. E posso scendere? Figata. Oh. Nah, mi rischia di scendere. Dove stava l'altro buco? Devo andare in altro buco. Ah, ma ciao! Ci speravi, eh? Intrappolato, questa è un'ottima zona per farli bloccare. Tutto questo riesco a non perdere vita. Vediamo un po' se c'ho il cibo decente, sì, ce l'ho. Mi è passato dietro qualcuno. Per cavolo. Perché riescono? È tipo incastrato il tizio. È tipo mezzo incastrato. Questo che serve? Pazienza, andiamo un po'. Che è un altro fatto fuori. Ok, visto che ho abbastanza armatura e l'ho persa tutta quasi quella che ho combattendo, la rimetto. Vediamo un po' che altro c'è qua. Sembra esserci niente di speciale, per ora. Un colpo incredibile col tuo urlo. Non ho capito, ma qui che... Cioè, l'uscita qua ci sta o no? Ci ricordo, non ci faccio niente. Che sto sparando la roba in giro. Monete, quindi in teoria adesso potrei fare. Ok, e mangia. Non c'è assolutamente niente qua. Un buco inutile. Cioè, quindi a me mi tocca tornare indietro. No, aspetta, qui da dove sono venuto io. Credo che per tornare indietro dovrebbe essere tipo uno strano passaggio. Lo sapevo perso, mi sa. Col diavolo. Dovrebbe esserci quella specie di tipo bubone attaccato da qualche parte. Oh, un altro passaggio. Ecco, questo mi è sembrato un attimino una dita, un dante con le dita. Vediamo un po' qui. Ok,
Si torna indietro. Però il problema è che io sono caduto, quindi non so come uscire. So che qui ci sta un'uscita o un altro passaggio, però io non vedo. Non vedo niente. Pure esplorato abbastanza bene sto posto. Ehi, c'è stato un buco qua da qualche parte? No. Eccolo, mi è arrivato dritto in faccia. Ah! Dio mio, quanto fai schifo! Come faccio a farlo saltare? Non c'ho le granate, non c'ho niente. Le monete non capisco che fine fanno. 4. Ah, sono costretto. Salva. Esci. Sì. Peccato, veramente. Che mi si è impalato il computer. Oh, oddio, meno male. Quanto sta la registrazione? Un bel po'. 2, 3 singolo, continua. E qua. Prima cosa che devo fare è questa. Sì, ho sprecato un po' di granate. Peccato, l'ho dimenticato che non avevo più le monete. Oh, che peccato. Ok, e perfetto, vediamo un po'. No, brutta storia. Ma mica dovrei passare di là. Oddio mio, no. Vabbè, sapete che faccio? Metto un attimino in pausa. Ok, praticamente sono dovuto prendere e ritornare esattamente dove c'era quella costruzione, far ripartire il terremoto e ritornare indietro. E una cosa interessante, mi ha persino permesso di riprendere l'accessorio per la torcia, più interessante come cosa. Ah, bando le ciance, facciamo saltare in aria questo ciccione. Ora che è esploso. I vanetti. E qua la storia delle gambe che continua a sta qui. In volta. È strano. Magari si dava tipo un drop più interessante. Voi vi ignoro, va? È veramente troppo scassato. E qui teschi. Non mi seguono. È venuto molto stretto finché spawnino le bestie di Satana. Un po'. Cioè, devo scendere ancora. Oh no, di nuovo, io spero già di uscire da questo buco. Oh, meno male, l'uscita. Oddio, finalmente riuscita. Ah, fantastico. Cioè, mi sta a dire che la padella alla brace, letteralmente. Fammi vedere. Sono 22, fantastico. Li sento. Sì, devo andare il puntino viola. Quindi metto in pausa e ci vediamo al puntino viola. Ah, fra poco. Perché si mette una pausa? Ok, praticamente sono quasi arrivato. Solamente qua.
Un po', sì. Ok, ho tirato la ventola, sono contento. Mentre lui... Lui beh, poverino. Si è fatto la brutta fine. Un po', via questo. Non mi interessa, vediamo che c'è qua dentro. Sarebbe bello poter prendere la tanica di... Quella... Tanicozza, vediamo un po' se sarà la partita qua. Non sa mai. Che altro c'è? Niente? Va il bip 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 bip. Oh. Ciao. Toppa. Viva la pappa. Ok, sono riuscito a ammazzare un secondo, questo ovviamente stava a fegappa. E poi riesco a mangiare un pochetto. Perfetto. La carne che posso prendere la prendo, giustamente. Oh, meglio, è bello distante. Ah, cavolo, c'è pure un tizio, vediamo un po'. La pistola. E poi si riesco a farlo fuori. Eccolo. Un famello. Non ho capito, sta a scappare via cosa? No, gli ho mancato la testa. Quello era un bel colpo alla spina dorsale. Eh sì. Eccolo l'amico caro. Qui. Sfortunatamente dovrò dissacrare la tua tomba per la mia sopravvivenza. È un po' che fastidio, quanto è lenta sta cosa. Dai, sbrigate, sbrigate. Olè. È il fucilotto a pompa, dai. Il GPS che sta veramente in bocca, questa cosa. Vediamo un po'. È carico, è bello che è carico. Vediamo un po' che posso fare col pompa. Che li posso caricare? Binario per fucile a pompa, combina. E accessori torcia, sono contento che è praticamente rimasto. Che altro li posso mettere? E praticamente niente, quindi tanto vale combinarli. E combinare anche questo, così c'è la lucetta. Comunque quel glitch, no, non è proprio un glitch, ho la storia che se tipo mi sono dimenticato di tenere una granata, ma ho salvato soprattutto per la seconda torcetta, quindi sono contento. E sì, e niente, ho il pompa, finalmente posso fare i casini, vediamo un po' quante munizioni ho. 83, 63, ah vedi. Ho visto assolutamente niente male, mentre questo per il fucile, madonna, non ne trovo manco uno, solo due ne ho trovati. Veramente raro. Ok, e detto questo, con questo episodio è tutto e ci vediamo con nel prossimo episodio in cui vado al bunker. Con questo episodio è tutto e ciao a tutti.